Questa è la Sardegna, una delle regioni d'Italia con una storia geologica tra le più antiche e variegate. Sono presenti infatti rocce magmatiche intrusive del Carbonifero Permiano e effusive del Miocene e del Pliocene. Rocce che vanno da metamorfiche di alto grado come quelle del Cambriano Precambriano, a quelle di più basso grado come quelle che costituiscono il basamento formatosi durante l'orogenesi ercinica. Successioni sedimentarie di ogni tipo e periodo che ci raccontano l'alternarsi degli ambienti che si sono susseguiti in questo lembo di terra durante il Fanerozoico. Però, nelle rocce sedimentarie non si conserva solo la storia della terra, ma anche della vita attraverso un mezzo che tutti conosciamo, i fossili. E anche dal punto di vista fossilifero, quest'isola ha dimostrato di conservare esemplari affascinanti, come i trilobiti, i conodonti, l'artropleura, l'alierasaurus, le ammoniti e il mammut nano. Un gruppo che però finora non è stato registrato nel record fossile di questa regione sono i dinosauri, ma teoricamente sarebbe possibile trovarli? Per poter iniziare a rispondere, dobbiamo innanzitutto considerare che la posizione attuale della Sardegna non è la stessa che aveva nel Mesozoico. Circa 21 milioni di anni fa, infatti, il margine europeo subì una tettonica estensionale, un rifting, come quello che avviene attualmente nell'Africa orientale. Questo portò, successivamente, attraverso i movimenti tipici della tettonica delle placche, allo spostamento della Sardegna di circa 60 gradi in senso antiorario nella sua collocazione odierna. Ipotizzando però di riportarla nella sua posizione originaria e osservando la paleogeografia e il record fossile, possiamo capire appieno perché ritengo verosimile che i dinosauri potessero essere presenti. Nelle regioni limitrofe, sia in Spagna che in Francia, sono stati ritrovati numerosi resti e impronte fossili delle lucertole terribili. I dinosauri infatti sono animali tipicamente terrestri, a parte eccezioni più uniche che rare, e perciò, per trovarli, dobbiamo restringere la ricerca dei loro fossili in rocce che si formano in determinati ambienti deposizionali, ovvero gli ambienti continentali, i fiumi, i laghi e litoranei mesozoici. Infatti, osservando sempre il record fossile, possiamo notare come sistematicamente i resti vengano ritrovati in arenarie e argilliti fluvio-lacustri o in carbonati principalmente paralici. A questo punto dobbiamo quindi chiederci se sono presenti successioni sedimentarie mesozoiche con carattere continentale o costiero in Sardegna. In questa carta vediamo la distribuzione delle successioni del Mesozoico in tutta la Sardegna. Principalmente si tratta di depositi carbonatici di piattaforma, ma sono presenti cospicue eccezioni. Nelle località segnalate nella cartina, sia del Triassico che del Giurassico che del Cretaceo, sono presenti delle facies tipiche di ambienti emersi, nelle quali in alcuni casi sono stati ritrovati anche resti di piante. Possiamo quindi vedere come, attraverso l'utilizzo della geodinamica, della paleogeografia, della stratigrafia, della sedimentologia e della paleontologia, sia possibile dedurre la potenziale presenza di resti di dinosauri in queste località. Ma perché non sono ancora stati ritrovati fossili di questo tipo? Una delle risposte che viene data storicamente è che non fossero presenti, essendo gli affioramenti mesozoici sardi in buona parte di piattaforma carbonatica. Personalmente, però, credo e spero che sia solo questione di fortuna, di tempo e di necessità di ulteriori ricerche, con l'utilizzo di metodi di studio stratigrafico moderni e di dettaglio. Un ultimo esempio utile per dimostrare ciò viene proprio dall'Italia. Prima del 1981 si pensava che questa fosse completamente sommersa nel Giurassico e nel Cretaceo. Poi viene scoperto in una lastra di calcare Ciro, il primo dinosauro italiano. Ciò cambia la concezione dell'Italia cretacica, che ora viene vista come costellata di terre emerse, dove i dinosauri potevano vivere. Perché non potrebbe valere lo stesso anche per la Sardegna? Chi ci dice che tra i Mud Cracks della Valle dell'Anaito, nelle argille lignitifere Gennaro-Selore o nei calcari della Nurra non si nasconda il primo dinosauro sardo? Solo la geologia, nella sua interezza, potrà dircelo.